farei salire sul palco, visto che quest'anno è abbastanza atletico, il nostro buon Michele Marescalchi, e mentre lui si avvicina sul palco parte il video per vedere quello che è successo in questi anni nella Divertiamoci Correndo. Dello spettacolo, ma anche delle premiazioni, alcune molto importanti che ancora mancano all'appello, e poi c'è un'altra cosa, no? Allora, io chiamerei gli atleti, una piccola rappresentanza di quelli che saranno in gara domani, e pregherei se è presente un atleta di casa, Marco, dico bene? Vedo che dovrebbe essere tra il pubblico, se vuole accomodarsi qua di dietro, Marco Calderone, grazie. Allora, cominciamo. Domani vedrete in gara questi facciamo giovani. Facciamo un grosso applauso per Marco. Ma io volevo farglielo fare dopo. Eccolo tra qua. L'altro è dell'Alpo d'Oro, è uno che dà la vita per la Divertiamoci Correndo. Puoi continuare, Michele. Io capisco. Non vuole essere una scaletta, ma vuole essere, tra l'altro, la presentazione degli atleti, alcuni di loro, si collegano molto all'atleta che verrà poi premiato successivamente. Io comincerei con uno dei più giovani, è nato nell'87, è nato a Firenze ma vive nel Molise sin da bambino. Signori, questo ragazzino giovane è stato 2 anni or sono campione europeo juniores di cross, campione italiano lo scorso anno promesse nei 5.000 metri, campione italiano quest'anno nei 1500 metri categorie promesse e reduce solamente domenica scorsa dal quarto posto al circuito del Matese a Boiano a 2 secondi dal nostro campione olimpico Stefano Baldini. Signori, a San Filippo del Mela per la prima volta Andrea Lalli. Con noi l'atleta è stato 11 volte campione italiano dai 3.000 siepi, 5.000 e 3.000 indoor, il cross corto, ben 7 volte il cross corto, per i colori come Andrea Lalli delle Fiamme Gialle, Luciano Di Pardo. Tra l'altro è anche il suo allenatore, il suo mentore. E ora un atleta che nonostante la bella età di 86 anni, no sto scherzando, poi via rapido, ne ha solamente 44 e ancora riesce a tenere testa a questi atleti. Questo signore che fra poco vi chiamo è stato quarto ai campionati del mondo nei 3.000 siepi, argento ai campionati europei nei 3.000 siepi, campione italiano dei 3.000, dei 5.000, della maratona, dei 3.000 indoor, è il quarto di sempre in Italia sulla distanza dei 3.000 siepi, signori, per i colori del Centro Sportivo Forestale, Angelo Carosi. Protagonista dei 3.000 siepi, 4 titoli italiani, 5 il campionato europeo junior dei 3.000 siepi per le Fiamme Azzurre, Angelo Iannelli.
sarà la sfida. Signori, l'atleta che domani avrà il numero uno, l'atleta di casa, di San Filippo del Mela, ha il suo nome nell'albo d'oro della manifestazione, gioca, come si dice in gergo calcistico, gioca in casa, Marco Calderone. Saranno, e beh, come sempre, la sfida Italia-Africa, in particolare con il Kenya. Tre atleti del Kenya domani a San Filippo del Mela, nella Divertiamoci Correndo. Con il numero 8 vedrete in gara Philemon Kipkering. Due piccole cose su questo atleta: vanta personali 13,50 sui 5.000, 1 ora, 1 minuto e 12 nella mezza maratona. Ha corso 40 maratone, ne ha vinte 29, è arrivato secondo 5 volte, 2 volte terzo, 2 volte quarto. Questo è il suo curriculum, signori. Philemon Kipkering, eccolo là. E tra l'altro nel 2004 lui era qui a San Filippo del Mela, ha perso lo sprint con Simon Kiru. Esatto. Andiamo. E allora andiamo con lui della tribù Nandi, se volete qualche notizia così da novella 2000, tribù Nandi. Allora chiamiamo un altro della tribù dei Nandi, perché dopo arriverà un loro avversario. Nashon Kipjetich Rukut, è nato nell'84. Questo atleta ha vinto la bellezza di 12 mezze maratoni d'Italia, 1 ora 2 di personale. È stato protagonista anche di campionati italiani assoluti, e in Italia dal 2005 sorride sempre. Può anche perdere, ma lui sorride sempre. Bene, ho detto anche lui dei Nandi, perché ho detto chiamo un avversario, anche se è keniano, perché ora l'atleta che chiamo fa parte della tribù dei Masai, i famosi atleti keniani, quelli più alti. Non è molto alto, ma vedrete che il viso tradisce le sembianze appunto di un atleta Masai. Signori, Nelson Dokita Olempayei. L'unica fortuna che ho io, il buon Francesco Anania, la gara la fa di pomeriggio, perché se la facesse di sera non ci vedo niente, soprattutto non li vedo loro. E allora, velocemente, per chiudere, poi parleremo di altro. Allora, questi sono i giovanotti domani, questa è la speranza dell'atletica italiana, questo è il suo allenatore. Ah, tra l'altro, giusto, ho visto tanta bella gioventù, e non è fidanzato, non ha la ragazza, io la butto lì. Lui invece è fidanzato, e anche lui a un attimo. Tu sei più vecchio, vai di dietro. Tu sei fidanzato? Fidanzatissimo. Fidanzatissimo? Sì, la racconta un altro. Marco, non posso dire niente, c'è tua moglie qua, per forza. Voi tre state buoni che siamo già a posto così. E allora, stavo scherzando ovviamente, questo è un piccolo gruppetto, saranno una trentina di atleti domani, ce ne sarà qualcun altro, rappresentano anche le migliori squadre italiane dell'atletica, Fiamme Gialle, Fiamme Azzurre e sicuramente altri club. Anche gli atleti keniani sono tesserati con le squadre italiane, direi che ho detto tutto. Posso fare una domanda all'Alli? Anche due. Chi vincerà domani? Ma fallo al più anziano, che ho 87. No, voglio sentire l'Alli. Vieni qua. L'Alli, l'altra sera a Corso Boiano c'era un atleta che farà le Olimpiadi, e si chiama Vasili Matvichuk, un ucraino. Dietro a Matvichuk, di fianco, c'era un certo Stefano Baldini, che farà le Olimpiadi e il campione olimpico. Poi c'erano keniani, tanzaniani, ugandesi, tutti atleti che hanno vinto medaglie e bronzi ai vari campionati. Questo giovanotto a un certo punto è rimasto leggermente staccato, è andato a riprenderli e per 4 giri ha fatto lui l'andatura. Poi alla fine, gli ultimi 2 giri, ha pagato un po', perché quest'anno, grazie alle scelte anche delle tecniche del suo allenatore, ha preferito cimentarsi sui 1500, che è la distanza molto più breve di 10 km. Però sta venendo fuori, sta venendo, mi sa che domani il signore dovrà lasciarsi le scarpe là in fondo. Va bene, grazie Michele. Prego. Loro saranno i protagonisti di domani sera per la 16ª Divertiamoci Correndo dalle ore 18 in poi. Volevo precisare che lui non ha 87 anni, eccolo qua, guardate, anche se tiene la barba lunga, ne ha solo 44, e poi lui dovrà rimanere, perché poi ci sarà un suo amico che salirà sul palco e forse che vedrete qualcosa. Gli altri invece vanno a letto? No, gli altri vanno a dormire. Vanno a dormire per riposarsi. Per salvo che non trovi una fidanzata. Grazie Michele, grazie ai nostri atleti. Ci vediamo domani per la 16ª Divertiamoci Correndo, dunque grande battaglia qui nel circuito cittadino di 710 metri, da ripetere 14 volte, 10 km e gara nazionale. E Divertiamoci Correndo.